credo tra i primi, il professore Domenico Minuto, con un lavoro minuzioso che riguardava il libro che raccontava del catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e Lodi. Però nello specifico di questa località, di queste località, pubblicò un articolo su Calabria sconosciuta. Ed era proprio su Aria del Vento, Rocce dell'Agonia, Rocca degli Smalediti, e nel leggerlo già i nomi impressionavano non poco. Nell'articolo scriveva di, riferiva di, che gli indigeni, i pastori, gli avevano riferito che da queste parti avevano trovato un coccodrillo. La cosa certamente desta stupore, ma non c'è da meravigliarsi, visto i nomi dei luoghi e le capacità degli abitanti. Thank you.